Se i miei modesti sforzi saranno coronati dal proficuo risultato nel quale oso sperare, il nostro Museo d'Arte Moderna avrà ottenuto il miracolo di richiamare sulla nostra città l'attenzione dei nostri connazionali. Nel 1925, il nobile piacentino Giuseppe Ricci Oddi acquista l'opera Ritratto di Signora dal gallerista milanese Luigi Skopinich. Il considerevole prezzo di 30.000 lire evidenzia la fama che Gustav Klimt godeva già nel circuito dei collezionisti. Una volta completata la costruzione della galleria su progetto di Giulio Ulisse Arata, l'opera viene esposta all'interno della sala dedicata alla pittura straniera. E qui vi rimane per 66 anni. Il dipinto, che a partire dagli anni Ottanta conobbe una particolare fortuna espositiva, raffigura una giovane donna a mezzo busto, col corpo di profilo e il volto girato verso l'osservatore. Il busto è coperto da un abito di colore chiaro, su cui risaltano motivi floreali appena abbozzati. Il volto è invece definito con cura, secondo uno stile ben diverso rispetto al resto. In realtà da questo viso è partito tutto, perché proprio le analogie tra le due versioni mi hanno guidata, diciamo, nella scoperta. Quindi ho notato questa affinità del volto, questa identica attaccatura di capelli, questo neo voluttuoso, una bocca sussurrante che sembra dire qualcosa che rimane sospesa. Quindi le due versioni hanno delle differenze chiare. Da una parte c'è il cappello, il décolleté, la sciarpa, e dall'altra un vestito bianco e questa capigliatura chignon. Però proprio il volto, questo volto curato, pointillisme, questa estrema precisione nel definire le vibrazioni di questo viso e anche questa patina di tristezza che ci fa capire che è veramente una figura piena di misteri. Il mistero Klimt assume rilievo mondiale, destando molteplici interessi. Proprio alla vigilia dell'inaugurazione della mostra Da Hayez a Klimt, maestri dell'Ottocento e Novecento della Galleria Ricci Oddi, un altro colpo di scena lascia tutti attoniti. È stato rubato uno dei più preziosi dipinti della Galleria d'Arte Moderna di Piacenza Ricci Oddi, la signora di Gustav Klimt. È il febbraio 1997. Il quadro sparisce, trafugato in maniera rocambolesca e tutt'oggi misteriosa. Per 22 anni si susseguono indagini, false piste, richieste di riscatto, facendo della signora di Klimt una delle opere d'arte più ricercate al mondo. Durante alcuni lavori di sistemazione del verde, i giardinieri, nel potare la vite americana sul muro perimetrale del museo, aprono uno sportellino metallico. Così viene ritrovata la tela di Klimt. È il 10 dicembre 2019 e mai regalo di Natale fu più gradito alla città e al mondo dell'arte. La notizia fa di nuovo il giro del mondo. Dal novembre 2020, Ritratto di Signora e Testa di Vecchio, la seconda opera di Gustav Klimt in collezione, sono inserite nuovamente all'interno del Salone d'Onore della Galleria Ricci Oddi.